Buonasera a voi tutti che ci seguite su Libri TV. Questa sera siamo in collegamento con Rodolfo e Libri TV è in collegamento appunto con un testimone oculare, nel senso che Rodolfo è abitante di Roma, della zona della Valle Galeria. La Valle Galeria è praticamente la zona dove sta tutto il territorio, dove stava la discarica più grande d'Europa. Possiamo parlare al passato, ma la grotta possiamo parlare al passato perché questa discarica non è più attiva, non è che non c'è più perché c'è, sta lì, ed è stato molte preoccupazioni, ovviamente della comunità che abita in questo territorio, che peraltro è anche gravato di tutta un'altra serie di siti ambientalmente parecchio inquietanti, oltre che problematici. Ecco, Rodolfo, io volevo partire proprio da questo primo diciamo evento che è stato importante, cioè la chiusura di questa discarica. Noi abbiamo fatto su Libri TV anche un reportage dove appunto emergeva che insomma ci stavano anche dei problemi anche dal punto di vista della salubrità, della zona, dell'ambiente. Ecco, tu che sei appunto un testimone oculare, stai lì sul territorio, la comunità un pochino da questo punto di vista, degli abitanti, dei cittadini, si è rasserenata, c'è un po' più di speranza e di fiducia? Guarda, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Guarda, io vorrei chiarire una cosa che molti concittadini romani non sanno, ma la grotta non è chiusa, cioè praticamente è stata chiusa la parte del conferimento del tal quale, cioè le buste come venivano così dai cassonetti. Ma la grotta continua a funzionare con i suoi impianti TNB, quindi continua a entrare dell'immondizia per essere trattata, non è che è chiusa, questo è diciamo, una propaganda politica, chiamiamola così, del dire che la grotta è stata chiusa, non è chiusa affatto. Però diciamo che il fatto che non entri più in tal quale è già, diciamo, io direi più che altro lo chiamerei l'inizio della chiusura, ecco. E poi va bene, da lì in poi, come abbiamo visto, degli arresti dei Cerroni e via dicendo, sta venendo fuori tanta, 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 tanta melma. Diciamo che noi la stiamo vivendo comunque male, perché si ha poca conoscenza di quello che succede qui. I concittadini romani non se ne rendono conto che non è un problema di noi della Valle Galeria, che siamo i soliti rompiscatole. Questo è un problema di tutta Roma. L'inquinamento che ancora sta producendo Malagrotta, che si è visto in questi giorni con tutta questa pioggia, continua a produrre percolato che va nei canali, che quei canali vanno dal Rio Galeria vanno dal Tevere vanno al mare. E questo è una realtà. Abbiamo fatto delle denunce come cittadini pochi giorni fa, siamo stati in procura, abbiamo denunciato sia la fuoriuscita di questi rifiuti ospedalieri che si sono Sì, no, visti. infatti no, un attimo volevo presentare bene questi due eventi importanti, perché dopo questa parte introduttiva volevo sottolineare che in un momento di una delle tante emergenze romane, che è appunto questa pioggia che in questi giorni è incessante, si sono verificati perlomeno, registrati anche dai media, due eventi diciamo gravi. Uno è appunto una situazione parecchio problematica per quanto riguarda un deposito di rifiuti ospedalieri, che appunto sta sempre lì nella zona, che appare appunto si sia allagato e siano fuoriusciti appunto i rifiuti ospedalieri sparsi un po' nei campi e così via. E un altro appunto su cui volevo appunto da te sentire come testimone è degli si tratta di sversamenti sempre nei campi lì della zona, derivanti da un altro dei siti di cui accennavamo problematici e anche aggiungerei inquietanti, che è una ex raffineria. Raffineria di Roma si chiamava, sversamenti in questo caso di idrocarburi sul terreno, o perlomeno comunque sono state trovate delle tracce proprio a seguito di queste particolari di precipitazioni
particolarmente abbondanti in questi giorni, che peraltro continuano ancora a essere a piovere e a essere previste per i prossimi giorni. Ecco, su questi due eventi, appunto, volevo sentire da te un po' proprio come cittadino, che cosa effettivamente avete visto, cosa avete rilevato. Allora, appunto, in realtà sono tre argomenti, no? Uno è il percolato che sta uscendo da Malagrotta, i rifiuti ospedalieri che sono fuoriusciti dalla zona della recinzione del piazzale di questo inceneritore, che ci avevano accatastato della roba in modo irregolare. Cioè, sul piazzale io lo vedevo, ci passo 3-4 volte al giorno, io ci abito vicinissimo, e notavo questi pallet con metallici, con della roba di fuori al piazzale. Che cosa è successo? Con questa rialzata di acqua, si vede che alcune cose erano un po' leggere, hanno sfondato una recinzione e sono andati fuori nei campi, con tutto che AMA ha dichiarato che non è mai fuoriuscito da quella zona. Noi abbiamo appurato, abbiamo fotografato, abbiamo chiamato l'ARPA, abbiamo chiamato i vigili, abbiamo chiamato i carabinieri, è venuta a Stella Marina a vedere con i propri occhi. In effetti, poi quella zona, diciamo, di campi pieni di fusti aperti che venivano da perfettamente identificabili, che venivano dal piazzale dei rifiuti ospedalieri, perché c'era la R sopra, come si vede dalle fotografie. Quindi loro hanno messo sotto sequestro tutto questo campo. Inoltre, perché in realtà noi avevamo ricevuto la denuncia da un altro cittadino che aveva visto tutto questo petrolio sui campi, che veniva dall'ex raffineria. Quando ci siamo recati sul posto, ci siamo spostati un altro po' e abbiamo visto anche questa cosa dei rifiuti ospedalieri. Quindi abbiamo fatto una denuncia alle persone prima citate, e hanno visto con i propri occhi. Quindi queste due zone sono state sottoposte a sequestro. Comunque noi, per sicurezza, chiamiamola così, ci siamo recati in procura e abbiamo denunciato tutto in procura, abbiamo fornito tutte le fotografie, tutto quello che serviva. E poi abbiamo visto, appunto, anche questo percolato che fuori esce in modo pazzesco, che lo stiamo denunciando da mesi, ma nessuno ci ascolta. E questa volta ci hanno dovuto ascoltare, hanno dovuto vedere con i propri occhi. Ci hanno promesso, siccome si era fatta notte, ci hanno promesso che al giorno dopo sarebbero andati i vigili a controllare questo percolato. È una cosa sconvolgente, ecco perché sempre insisto che non è un problema solo della Valle Galeria, perché qui si sta inquinando tutto. L'inquinamento, una volta che piove, evapora. Quell'acqua evapora e cade dall'altra parte di Roma, cioè è un problema per tutti, non è un problema solo nostro. No, poi peraltro, come tu accennavi, praticamente tutta questa, diciamo, questi materiali poi alla fine vanno in uno dei tanti, perché poi dopo non si sa, ma in realtà Roma non è che ha un fiume, neanche solo due, ma sono tutta una serie di corsi d'acqua e di canali, in questo caso il Rio Galeria. E quindi praticamente da lì si veicola verso il Tevere e da lì si veicola verso il mare, e si porta presso tutta quanta questa diciamo ondata mefitica e anche pericolosa. Per non parlare anche di questo, io volevo da te appunto avere delle informazioni per quanto riguarda l'impatto anche per le attività agricole che ci sono, perché insomma ci sono anche delle attività agricole in questa area. Ci sono state, che tu sappia, delle indicazioni per quanto riguarda l'erba che possono, appunto, normalmente brucano, insomma, con cui pascolano gli animali, e l'utilizzo dell'acqua, insomma, vi hanno allertato in qualche modo?
Allora, praticamente noi abbiamo saputo che ieri sono stati quelli dell'ARPA a fare dei carotaggi per analizzare, diciamo, queste zone, per vedere soprattutto quella della zona affettata dai rifiuti ospedalieri. Hanno fatto dei carotaggi per vedere, valutare a che punto siano stati inquinati. La parte diciamo quella con petrolio ancora almeno fino ad oggi non so nulla, quindi noi abbiamo chiesto appunto in procura anche questo, no? Che ci sia una garanzia anche per la cittadinanza, perché questo avrete visto dalle fotografie che abbiamo postato pure su Facebook, è una cosa veramente sconvolgente, non sono dei goccette d'acqua che sono dei gasolio che sono usciti da qualche serbatoio di una macchina, lì ci stanno migliaia e migliaia e migliaia di litri di petrolio. Abbiamo pure presentato delle foglie di broccoli completamente inzuppate del petrolio. Questa è una cosa gravissima e che noi stiamo denunciando da mesi, da anni anzi. E si fa tutto alla leggera, non riusciamo a capire come in una zona così pericolosa, perché è pericolosa, non vengano fatti oddio, mi sono impicciato un pochetto, dei controlli appunto Sì, no, poi peraltro... prevenzione, ecco, non veniva la parola. Certo, no, la prevenzione, ma poi soprattutto nel momento in cui si riconosce che qualcosa è stato trasformato del territorio, e questa è un'altra cosa su cui ti volevo chiedere e su cui so che siete attivi come abitanti della zona. Per quanto riguarda il sito su cui poi abbiamo fatto il reportage, che doveva ospitare l'altra discarica che doveva sostituire Malagrotta, lì a Valle Galeria, ai Monti dell'Ortaccio, poi se qualcosa viene appunto offeso, bisognerebbe, una volta che si è riconosciuto che la cosa appunto è stata fatta in violazione di certe norme, ristabilire, cioè ripristinare quanto appunto è stato in qualche modo devastato anche da un punto di vista ambientale e naturalistico, e quindi per insomma restituire all'ambiente e insomma a una certa integrità, una certa lì ci sta una specie di cava, abbiamo visto che ci stava anche dell'acqua sorgiva, se non sbaglio un laghetto che veniva e incredibilmente era stato in quel sito. Ugualmente, nonostante questo, era stato appunto attenzionato per, era sempre appunto di Cerroni, insomma ci stava di mezzo anche lui, per ospitare un'altra discarica, e mi sembra che ci sia una petizione in giro per chiedere invece il ripristino di questo ambiente, di questo luogo. Sì, ma infatti, allora, per chi non conosce, Monti dell'Ortaccio sta in linea d'aria a circa 700 metri da Malagrotta, circa 2 km dalla raffineria e circa 300 metri dall'inceneritore dei rifiuti ospedalieri. Dall'ultima volta che ci siamo sentiti, praticamente non solo si è scavato Monti dell'Ortaccio, gli è stato dato permesso a Cerroni di scavare il monte accanto, che si chiamavano Monti dell'Umacaro, e quindi qui è stata fatta una depredazione del territorio allucinante, e in effetti stiamo facendo adesso anche delle petizioni a livello Ministero dell'Ambiente, anche all'Europa abbiamo fatto delle richieste che venga ripristinato questo luogo, perché che cosa succederà? Cerroni avrà sicuramente la possibilità di scampare il suo obbligo di legge, perché per legge una cava dovrebbe essere ripristinata, almeno la collina dovrebbe essere ripristinata al 70%. Adesso è molto probabile
che questo non venga mai più ripristinato, perché il signore sta in galera, può essere una scusa per non andare avanti con questo ripristino. Sicuramente i tempi con la giustizia italiana, diciamo, sono, diciamo, biblici, però è importante perlomeno che si sia attivato un percorso che dovrebbe portare poi alla diciamo a far emergere, all'emersione di certe responsabilità, di certa gestione, e anche se ci sono delle connivenze e delle cose che riguardano appunto il pessimo, diciamo, trattamento del territorio e quindi di riflesso anche delle comunità locali, che ovviamente stanno lì e subiscono tutto questo, come abbiamo poi detto. Nella zona insistono appunto più siti problematici, tutti vicini. Volevo segnalare su questo, e quindi sulla possibile, diciamo, inversione di tendenza o aiuto a invertire la tendenza per il futuro, un'azione di un consigliere comunale, Riccardo Maggi, che è stato appunto eletto in consiglio comunale per la lista civica per Marino Sindaco, che inserisce, volevo chiederti appunto anche tu che ne pensavi, propone di inserire un'anagrafe dei rifiuti, affinché tutti quanti questi rifiuti appunto si sappia la destinazione, si sappia appunto dove vengono poi dopo trattati e così via. Purtroppo ci sono un po' di problemi, nel senso che non si riesce ad avere un numero legale in consiglio comunale, ed è un po' strano, perché anche questo grazie soprattutto alla maggioranza, alla maggioranza del PD. Tu che ne pensi? Allora, io penso che c'è una cosa, tutte queste persone indagate, oppure molti che vengono fuori in questi fascicoli, ancora sono in carica. Quindi, secondo me, io sono d'accordissimo con l'anagrafe rifiuti, solo che non si vuole fare, perché se dovesse venire fuori l'anagrafe, verranno fuori le cifre esatte dei rifiuti che si trattano a Roma, e quindi si sta dichiarando da anni una certa quantità. Quando verrà scoperto che la quantità è molto maggiore, verrà fuori un macello, nel senso che la gente si comincerà a chiedere: ma quella differenza dove sta? Chi l'ha gestita? Chi è stato connivente? Ecco perché c'è una grandissima resistenza da parte dei grandi partiti a far venire fuori questa anagrafe. Questo è il mio parere personale, però non credo di sbagliare molto. Ho capito. Senti, beh, questo qua ovviamente speriamo che Riccardo Maggi, che tra l'altro sta facendo addirittura un digiuno per cercare di chiamare, ha fatto anche un videomessaggio a Renzi per insomma fargli sapere: guarda, il tuo PD non dà il numero legale a questa cosa, su cui poi a parole sembravano appunto essere tutti quanti d'accordo. Nel frattempo so che appunto è lì la comunità appunto dei cittadini che abita nella Valle Galeria, organizzata in qualche modo, peraltro, come abbiamo preso nel reportage che abbiamo fatto più o meno un anno fa, c'era stato anche un ricorso all'Europa per cercare di sensibilizzare, di far vedere anche con appunto la autorevolezza che davano anche le giurisdizioni straniere, peraltro comunitarie, quello che appunto avveniva in questo territorio. Come vi state organizzando per i prossimi passi per cercare di resistere a questo attacco, che poi è un attacco anche alla salute, quindi insomma si tratta anche di diritti umani? Sì, no, infatti noi per fortuna il gruppo nostro è composto da tanti giovani. Nel nostro gruppo non ci stanno ideologie politiche, ci sta soltanto il senso civico, che sta chi è di destra, chi è di sinistra, chi è apartitico come me, però ci unisce il senso civico, e quindi stiamo cercando, stiamo facendo degli esposti, perché ormai ci fidiamo soltanto della magistratura, perché vedendo anche sui giornali le liste di chi riceveva regalie da parte dei Cerroni, erano anche delle persone che hanno lottato braccio a braccio con noi, e poi veniamo a sapere che ricevevano regalie da Cerroni, quindi
non ci fidiamo più. La comunità europea ci sta seguendo tantissimo, e appunto c'è sta diciamo anche un comunicato della comunità che dice che è contrarissima al commissariamento, e adesso si sta parlando un'altra volta di commissariamento per il sistema dei rifiuti. Quindi noi abbiamo già denunciato questa cosa, che si parla un'altra volta del commissariamento. E poi, parlando sempre della comunità europea, ci hanno bacchettato perché siamo il paese più corrotto. Sì, quello è una cosa sì che in qualche modo di cui avevamo una certa percezione già statoci dentro. Ma probabilmente la questione commissariamento è un po' problematica, perché legittima una sorta di gestione emergenziale, che poi purtroppo noi siamo sommersi di emergenze che ovviamente stimolano a delle reazioni emergenziali, però di emergenza in emergenza, di reazione emergenziale in reazione emergenziale, non si riesce a fare una pianificazione per il medio e il lungo termine, che poi è quello che un po' garantisce maggiormente, perché poi dopo le gestioni emergenziali sono sempre un po' a certe volte ai limiti di certi principi, proprio perché bisogna dare una risposta emergenziale, ma l'Italia è andata avanti di gestioni emergenziali e i risultati non sono stati mai molto buoni, anche perché poi non c'è coordinamento, non ci sta una sorta di spesso di coerenza tra le varie i vari provvedimenti. Sì, ma infatti considera che qui in zona siamo commissariati da tanti anni e comunque non si conclude un cavolo, perché abbiamo visto anche, per carità, sono tutti innocenti fino a che non viene la condanna definitiva, però abbiamo visto anche dalle intercettazioni con che nonchalance il commissario Sottile parlava con Cerroni, vediamo tutti i giorni dai giornali presidenti di regione, consiglieri, tutti grandi amici di Cerroni. Quindi il commissariamento innanzitutto per me non riesco a concepirlo, perché mi sembra una dittatura, no? Dare troppo potere in mano a un'unica persona mi sembra una cosa allucinante. E poi appunto con i commissari che comunque vengono sottoposti a pressioni da parte del privato, comunque non servono a nulla. Sì, questo poi è... insomma anche questa cosa di Cerroni presenta fin da quando è cominciata alcuni aspetti un po' strani, perché pare che l'arresto di Cerroni fosse un provvedimento già pronto parecchi mesi fa, che poi non si capisce com'era sparito dalla procura, era stato rubato, non si capisce bene, poi è uscito fuori. Allora poi Marino dice che non funziona l'AMA e chiama a dirigerla una persona, guardando i curriculum, che poi si scopre che questa persona è inquisita, è indagata per traffico di rifiuti in un'altra regione. Insomma, è una cosa veramente che ha un po' del surreale. E nel frattempo Manlio Cerroni si dichiara salvatore diciamo della zona, come quello che veramente sembra veramente un'operetta, insomma. Sì, cioè è una barzelletta, sarebbe da ridere, però qui c'è purtroppo solo che da piangere, e noi qui stiamo piangendo per davvero. Qui ci stanno delle persone che stanno morendo di cancro, no? Cioè, non stiamo scherzando, qui si va avanti con questo sistema. Anche adesso troviamo una grandissima difficoltà tra Marino e Zingaretti, perché Marino dice che non vuole gli inceneritori e Zingaretti e il suo assessore Civita, che è stato pure lui intercettato con la famosa frase a sua disposizione avvocato, vuole gli inceneritori, parlano a tutta birra di riaccendere il gasificatore, che c'è il gasificatore che non è altro che un inceneritore che sta dentro Malagrotta. Quindi ci troviamo di fronte a tutte queste assurdità, cioè si parla di bonifica di Malagrotta però con un inceneritore dentro. Quindi dal mio punto di vista da cittadino io vedo grandissime difficoltà per Marino
del sindaco Marino, che sta cercando di fare qualcosa, ma c'è una grandissima resistenza da parte del suo stesso partito alla regione. E quindi è un po' dura, Rodolfo. Senti, siamo in chiusura, vuoi mandare un ultimo appello, dicendo, già premettendo, che Liberi TV farà il possibile per starvi vicino, quindi se avrai delle informazioni nuove, delle notizie, possiamo organizzare interviste, insomma video, e cerchiamo di diffonderlo come vuoi. In chiusura, un appello e un, diciamo, invita alla speranza ai cittadini che vedranno questo, cittadini che, anche se non sono lì della zona, sono cittadini romani come sono cittadini italiani, e dovrebbero in qualche modo sentirsi coinvolti ugualmente, al pari, a prescindere dalle distanze chilometriche, dai siti più o meno pericolosi. Guarda, io credo che sia arrivato il momento di avere coscienza civica, perché quello che succede qui non riguarda soltanto i miei figli, riguardano i figli anche dei miei concittadini dall'altra parte di Roma, e questo credo che sia importante, che questo messaggio arrivi. Io faccio sempre una battuta, sì, per carità, la pista ciclabile è bella, però non possiamo assolutamente cambiare le mattonelle del bagno se abbiamo la fognatura, per quanto ci piacciono le mattonelle. E quindi io mi auguro che i concittadini romani capiscano che questo è un problema di tutti, non solo nostro. Ok Rodolfo, io ti ringrazio di aver partecipato e di essere stato presente su Liberi TV, perché insomma cerchiamo di fare il possibile, tenendo, diciamo, alta attenzione su questo. Abbiamo fatto anche delle interviste quando proposero la discarica sull'Ardiatina, anche lì ovviamente i cittadini si erano abbastanza sollevati. Cerchiamo di stare vicini anche ovviamente a Riccardo Maggi e anche a Massimiliano Iervolino, che su questo è molto diciamo competente sulla questione rifiuti, e vediamo un pochino di sortire qualche effetto positivo, speriamo, in termini di informazione e consapevolezza per i cittadini, insomma. Bene Rodolfo, io ti ringrazio, e quindi a ritrovarci sugli schermi di Liberi TV. Questa trasmissione l'abbiamo registrata e la metteremo entro qualche giorno a disposizione sul nostro sito, quindi potrai vederla e soprattutto farla circolare quanto più possibile. Va bene, grazie tante Gianni, veramente sei un amico, sei veramente uno che ha senso civico, grazie ancora a te, e in bocca al lupo.